Ciao Gennaro, sì, sono con Monsignor Barczak, il vescovo della diocesi di Altoona Johnson, che viene dalla Pennsylvania. Ci sono tanti italiani, tanti gruppi, sacerdoti, suore, semplici fedeli come quelli che avete ascoltato prima, che vengono dall'Italia. Addirittura c'è un vescovo che arriva con un pellegrinaggio di 130 persone dalla Pennsylvania negli Stati Uniti. Gli chiediamo, anche grazie all'aiuto di Gaia, perché siccome prima c'è stata l'emozione che mi ha fatto dimenticare il francese, per evitare problemi ho chiesto aiuto a Gaia, che sta qui sorridendo, che ci aiuterà nella traduzione. Chiediamo a Monsignor Barczak che cosa si fa per questo Papa, come mai il pellegrinaggio, ci racconti un poco da dove viene, viene da così lontano. This is the year of faith, and last year my people asked me, Bishop Mark, can we go to Rome for the year of faith to see the Holy Father? And it was exciting for me to have that request, and of course I wanted to come to Rome with my people. Hanno organizzato un pellegrinaggio specificamente per l'anno della fede e naturalmente non poteva mancare un giorno in compagnia del Papa e sono molto felice che stia accadendo qui a Castel Gandolfo oggi ed è lui molto felice di essere parte del suo gruppo di pellegrini. Beh, un vescovo con il gruppo di pellegrini, siete arrivati qui di mattina presto, cioè una faticaccia pure, si fa volentieri. You arrived here with your group of pilgrims early in the morning. It's very unusual for a bishop. Yes. I'm taking the advice of Holy Father Francis, who said, be with the sheep, be with the people. And these are my people. I have to be with them, yes. Sta seguendo il consiglio di Papa Francesco di rimanere con le proprie pecorelle e quindi è molto felice di essere qua seguendo il suo consiglio ed è la cosa migliore in assoluto. È il posto più speciale dove essere, insieme alle sue persone. Infatti sta anche dietro le transenne, non l'abbiamo neanche fatto passare. Un'ultima cosa, com'è la sua diocesi? Sono contenti di questo pellegrinaggio? Siete venuti in tanti? Is your diocese happy of this pilgrimage? You came like it's a large group and oh, yes. Happy of all the holy places you're visiting? The people are very happy for my diocese for us to come. Yesterday I heard confessions for my group for 30 minutes before mass and the people at home, they can see it on the internet in television. And we bring the prayers of our people from the whole diocese here to pray for the Holy Father. It's exciting for everyone at home as well as our group here in Rome. Sì, sono tutti estremamente felici e estremamente presi da ogni singolo posto che stiamo visitando. Ieri abbiamo fatto una messa speciale a Santa Maria Maggiore che lui ha presieduto e prima della messa abbiamo dedicato mezz'ora per le confessioni di tutta la diocesi che sono andate poi diciamo live anche negli Stati Uniti e basta, sono molto molto contenti di tutto quanto, è un'esperienza indimenticabile. Ringraziamo Gaia, ringraziamo Monsignor Barczak e la preghiera prima di tutto, la preghiera prima di tutto anche a Lampedusa, il Papa appena arrivato, la prima cosa che ha fatto ha pregato e anche la diocesi di Altoona Johnson ha fatto la stessa cosa, noi li ringraziamo. Volevo domandare a un altro paio di persone che sono qui con me, voi state qui fin da stamattina per il Papa, lui? Sì, sì, siamo arrivati ieri sera e adesso aspettiamo il suo arrivo. Da dove venite? Da Como. Grazie tantissime e adesso io continuerei a raccontare l'attesa per il Papa che intanto mi dicono è arrivato a Castel Gandolfo, non ancora nella piazza ma è già nel territorio di Albano e Castel Gandolfo. Grazie.